Allora Marzione si ritorna alla ribalta dopo Messi. Dopo Messi ce la facciamo arrivare anche in top, terzo posto. Tra l'altro canale anche un po' dismesso perché gli eventi sono andati scemando, ci siamo riusciti Mancavo a fare io. È vero, è vero. Mancavo io perciò... Raccontaci un po' il tuo duello. Il mio duello. Oggi ho vinto tre partite e una l'ho persa. Ho perso contro Fossile per il tempo però. Sì. Ma specifichiamo questa cosa perché secondo me, avendo un po' più di tempo, potevo anche vincere. Ho vinto contro un deck acqua, contro altri due deck inesistenti, Hero, vabbè, deck brutti, custom. E vi mostro la profile perché è per questa custom. Porta fortuna, non possono mancare. Skill, cuore di un guerriero. Ormai gioco questa perché è broken. Doppio lava golem, carta per togliere big boss, qualsiasi cosa, o danni buoni al tempo, fortissimo. Wild Art, ho voluto mettere questa carta, decisa con mio caro amico David, e in pratica ho deciso di mettere questa perché è immune alle trappole, e in più l'equipaggio con una carta che andremo a vedere più avanti. E il mio unico problema di questo deck è Pachycefalo. Posso stallare tanto in questo deck, però non posso andare sopra Pachycefalo. Perciò questa è un'ottima carta per counterare quella brutta carta. Dopo gioco 3 per di arma fusione. Scusate la proxy, purtroppo la terza non la trovavo oggi. Vabbè, si spiega sola. Guilty con 1500 in più. 3 armeria nascosta per cercare l'equipe. Rimarrà così ai tempi della 2 protezioni di Ghilt. Il lato. Una spada muravanza. L'equipaggio soprattutto a Wildheart. Che può diventare un big boss da 2003. E te l'ha immunita tra l'altro da Offering. Ed è pure immune. E dalle trappole, giustamente è un mix di immunità, non può essere distrutto dagli effetti delle sì. carte, quindi niente mostri, niente magia e niente trappole perché è già di base immune. Bella roba. Un offering, perché no? Un potere del mago è una carta in più se non dovessi avere più target di arma fusione. Ma ancora 3000 non ci può arrivare. Un libro della luna perché ne giocheremo altre limitate. Eccole qua. 2 muri di disturbo. In questo meta molto forti. Molto forti, sì sì. Mi hanno salvato un sacco di volte. 3 Wabogu, dobbiamo stallare. La Golem deve fare il suo lavoro. Effettivamente ci sta. Perciò si stalla. Ricicliamo. Ha paura delle nostre backrow perché c'è Wabogu, muro di disturbo e tanta altra roba, perciò la buttiamo dentro perché ci sta fortissimo. Extra deck, unisci 2 target di Waking, mono, 3 per... vabbè, si commenta da sola l'ex. È inutile starla a guardare. Side 2 torna dei polvere, Wild Spread Ruin. E 2 Mind Crush. Giusto perché ci piace togliere la roba dalle mani ed essere sì, un po' più distruttivi. Per lo più si adda, si ricicla. Ho problemi di spaccare il backrow, però il mio big monster è raro che viene buttato giù. Tramite book, vabbè, non... Specialo sempre, perciò non mi interessa neanche book. Vediamo se riusciamo a mantenere questa costanza e ci vediamo forse la settimana prossima. Alla prossima.